Ciao a tutti, il video di oggi sarà un pochino più casalingo del solito. Lo sto facendo lo stesso perché ho attraversato un periodo difficile tra malattie, tra aggiornamenti del computer che mi hanno sputtanato tutto e video girati che non riesco neanche più a ritrovare. Quindi mi dispiace, vi chiedo scusa in anticipo, però lo faccio con la telecamera del computer e cerco di ridirvi i lampi di genio incredibili che questa fragranza che vedete qua a sinistra, la mia, mi avevano suscitato. Quindi entriamo magicamente nella famiglia olfattiva degli ambrati orientali. Perché si chiama così questa famiglia? Perché le note predominanti sono note ambrate. La prima distinzione che bisogna fare è una distinzione di terminologica prevalentemente, perché quando si parla di note ambrate ci si immagina il sassettino, che poi è una resina, l'ambra gialla con incluso l'animaletto, il fossile. In realtà no, quello non sa proprio di niente. Si utilizza l'ambra grigia, che è quel bel calcolone grigio-bianco che si estrae dal capodoglio, si estraeva prevalentemente, nonostante dicessero che era possibile trovarle nelle spiagge persi spontaneamente, magari uno o due, ok, però forse per fornire la profumeria è difficile. E quindi ora si riutilizza la variante sintetica, quindi la ricomposizione dell'odore attraverso molecole sintetiche. Però quelle più utilizzate sono le note ambrate, cioè quelle note che ripropongono sentori tipici di questa famiglia olfattiva, che è appunto orientale perché porta a pensare a paesaggi dell'Oriente attraverso l'utilizzo di note come fiori esotici, come legni esotici, come note muschiate, comunque tutto ciò che, se siete stati in Oriente, avete ben chiaro in mente, quell'odorino un po' dolciastro, però molto molto intenso, fatto da tanti odori, tante spezie, lo sporco, tante, tante cose. Non sto dicendo che gli orientali siano sporchi, però spesso se si va nei souk, come per esempio da dove è uscita l'ispirazione di questo profumo da parte di Serge Lutens, lì si sente invece bello, puzza di sporco. E quando si va lì, come per questo profumo, si trovano tante chicche. Infatti Serge Lutens, per Ambre Sultan, finalmente ne parlano, è incredibile, per Ambre Sultan Serge Lutens ha trovato una magica scatoletta all'interno di un souk in Marocco, e nella scatoletta era contenuta una resina, scatoletta in legno, una resina molto molto odorosa. La scatoletta sapeva di qualcosa di abbandonato lì da tutta la vita, che nessuno sapeva neanche più di avere, ma lui l'ha trovata, e da lì è uscita l'ispirazione di Serge Lutens per Ambre Sultan, un profumo ambrato che, come dice il nome stesso, vuole però sapere di molto ricco e molto opulento. Così è, però è interessante questo profumo, che esce nel 1993, perché prende una famiglia olfattiva come quella degli orientali e fa fare a questa famiglia una svolta, nel senso che, quando si parla di orientali, per esempio Shalimar di Guerlain è il profumo forse capostipite degli orientali, forse, così è dichiarato, però è un profumo molto costruito, molto ricco, opulento, con tantissime note al proprio interno. Un profumo che deve essere portato con cautela, deve essere maneggiato con cura. E invece Serge Lutens crea un profumo orientale un pochino più disimpegnato, però sempre molto opulento e molto importante. E lo fa con una composizione che è orientale aromatica. Infatti l'inizio di questo profumo è proprio degli aromi, che sono, tanto mi sta ritornando su tutto quello che ho mangiato, e sono aromi più erbacei, dal sentore più erbaceo. Parliamo di coriandolo, di alloro, origano, e su questo inizio si arriva invece ad un cuore di note ambrate, di benzoino e di vaniglia. Quindi inizia la parte più dolce del profumo, per continuare con un sottofondo legnoso di legno di sandalo e di patchouli, che fanno sì che il profumo acquisisca più quella sua caratteristica, che secondo me ne è un po' l'essenza di questo profumo, cioè quell'essere equiparabile a un cappotto molto caldo, tirato su fino al collo, che ti avvolge, un cappotto anche un po' vecchio, che sa anche un pochino di stantio, ma
con qualcosa di dolciastro al suo interno ed è un cappotto che non ti vorresti mai togliere. Direte proprio la differenza tra architetture molto molto complesse e invece questo che è un qualcosa di semplice. Tanto semplice che Serge Lutanz, che poi è Shiseido, hanno pensato di venderlo al supermercato. A me questa cosa non mi è andata mica tanto bene, perché non è possibile che io, mentre sto comprando il pesce, la carne e tutto il resto, pago alla cassa, poi esco e mi trovo davanti il posto dove mi posso comprare Serge Lutanz. Non mi è piaciuto per niente, perché è un prodotto che non c'entra niente con il supermercato. Altri prodotti di Serge Lutanz venuti dopo, sì, quando poi hanno iniziato a spararne due o tre all'anno, però no, questo è del 1993, ha avuto un suo senso particolare, è stato studiato benissimo, è stato fatto da un naso d'eccezione, insomma tutto giusto, tutto bello, quindi perché rovinarlo dandolo al supermercato? A Milano si trova anche al supermercato, lo volevo dire, l'ho detto. Invece di Guerlain vi volevo dire un'altra cosa carina, perché infatti sono stato anche molto impegnato, non ho fatto video per un sacco di tempo, anche per questo, perché ho dato un piccolo aiutino per creare delle schede per parlare della storia di Guerlain, una sorta di sintesi. E questo per una scuola che viene fatta delle lezioni molto semplici, fatte proprio per avvicinare al profumo artistico e a tutta la parte di storia di Guerlain, 185 anni di storia, che viene fatta a Milano da Désiré Parfum. Quindi vi consiglio, visto che ci ho messo sudore di tutto, del sangue, per fare queste cose, se vi capita di passare la settimana prossima, dal 5 al sabato, che non so che giorno sia, fanno queste lezioni ovviamente gratuite, e quello che vi consegneranno, il cartaceo, è frutto del mio incredibile lavoro. E niente, quindi vi ho detto tutto, spero che abbiate apprezzato la review, nonostante l'essere molto molto più casalingo oggi, più del solito, e a presto con la prossima. Ciao ciao! Hi guys, here I come with my new review on Ambre Sultan Serge Lutanz. This fragrance, it's our starting point to go against a new olfactive family, the one that is called Amber Oriental. It's called like this because the ambery notes are the main notes of this olfactive family, and we had to divide into different kind of amber. You have the yellow amber, which is not the one that is used in perfumery to give the smell of amber, but is the one with inside the insect or the fossil. Is the one that is usually used to do necklaces or rings. I don't know, bracelets, maybe jewels. Okay. But it's not this the kind of amber that we want to talk about. Is the ambergris, which is I don't know in English, of course, how to say. It's you know, when you drink a lot of bad water and you got ill, like you have to do surgery to take off the stone. Yeah, it's called the stone. You have stones inside. This kind of amber is the stone of the Capodoglio, which is another animal, which I don't know. It's a sort of whale, which is white, black and white. The black and white whale, maybe it's correct. But this is ambergris, and it's an animalic note which is used often in perfumery in this olfactive family. But you have also the ambery notes, which are other notes that resemble that smell of that oriental smell, which of course is called oriental because it's sort of evocative of all that smelling of the oriental countries. I know it's very general, but it's like this. I mean, if you go to that kind of countries, you can smell this kind of perfumes, which are so tough and strong, mixture of sweet notes,
which sometimes are resin or musky notes, and the ambery notes are this kind of notes, or flowers and woods. It's that kind of smell that is very evocative of a lot of things in people's mind. We have some masterpieces like the one, maybe the first oriental, is the Shalimar of Guerlain, and this perfume is very structured and is very tough. It's something that you have to use not so much carefree to smell this kind of intense fragrance in the morning. Shalimar, of course, it's amazing, but this perfume that you can find here is from 1993, and Serge Lutens did a sort of turning point in the oriental olfactory family, because this perfume is more easygoing. It's of course luxurious, something that wants to is called Ambre Sultan. It wants to please this kind of people, or evoking this, of course, this kind of sentiment on people's mind. But is not so structured, is not so full of ingredients, is something that you can wear more easily. But it's not an easygoing perfume, of course. If you start smelling it, it first opens with an herbaceous smelling, with oregano, coriander, and may leaf, and with this more fresh opening, more herbaceous opening, you then pass to the ambery notes. These notes are of course benzoin and vanilla, and by these notes you can perceive this subtle incense heart of this fragrance that pass to the woody basis given by the patchouli and sandalwood. What I think is interesting of this fragrance is of course the difference from the other oriental fragrances, but is also the essence of this fragrance. Consider that Serge Lutens said that he found maybe an interesting story, but maybe only a story. He found this little wooden box with this very, very smelly resin inside, that maybe was something forgotten by somebody, but he was able to find it in a souk in Morocco. And then this was the perception that you wanted to give by this fragrance to people that spray on itself. Like you have found this little box with the resin inside, and you're feeling like, oh my God, what I found, it's amazing, and it's only for me. And I think it's a very cool story, but for me, my perception when I first sprayed this fragrance on my body was like to be embraced by a sort of winter coat, a wool winter coat, very, 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 very cuddling, like yeah, like I was cuddled by somebody, and it was really making my heart feeling good, and I want not to take this coat off from my body, and I want to pass this this feeling, because I think that is interesting. It was of course a vintage coat, something that smells a bit like used, a bit like powdery, but also a bit like incense, as if the coat was in a church or something. And it's like you inside in the pocket you find something that was forgotten, and it's so very interesting perfume. So this is my idea of this perfume, and I love to share this with you. Hope you have appreciate. What I don't like of this brand is that in Italy, especially in Milano, they start selling the brand at the supermarket. And considering that this perfume was really thought, I mean, they really wanted to do this kind of perfume, and
This fragrance, they have thought about it. There's a good nose behind this fragrance. I think it's really a pity to sell it in a place where people, maybe not many people, is able to understand what kind of work has done here. If you put it near deodorants and stuff, and after you have bought it, you have bought fish or tampons or I don't know, with your trolley, you're like, okay, I'll take some Serge Lutin's Ambre Sultan. No, I think it's a bit, I don't know really, because this happened in the world, but this is the world and we love it, and I love it, and I love life and everything like this. It happens to me that I recorded the video, then I got ill, then I do the Maverick on Macintosh, I do the Maverick updating, and so it happens that the video now I decide to record it with the computer and not with the camera because I cannot find it anymore. I'm sorry, it's more homemade than the usual. And another thing I wanted to say, if it happens to you to be in Milan, I've worked on this project to do a little summary of the history of Guerlain, and for a school of perfumery that is open to normal customers. It's a very easygoing school. It's not very, of course, a school like the one in like schools in Graz, for example. And in this school, they are giving these papers that I've done on Guerlain history and Guerlain olfactory family fragrances and blah 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 blah. So if you're curious, of course you go there. It's called the Perfumerie Désiré Parfum, and you can attend the school next week from the 4th to the 9th, maybe to the Saturday. And remember to subscribe, to click here and there and there and there and there, and to leave comments and to share your thoughts again, weird things that happens a lot on perfumeries, like the supermarket thing. Yes, please share, share, share. Thank you. Bye-bye.